Bene, microfono normale. Sì. Parla, parla. Vai, parla. Parla. 1, 2, 3, vado? Sì. Posso? Allora, diciamo che questa è una storia che mi riguarda sì personalmente, però è una storia che io in qualche maniera ho voluto mettere un pochettino a disposizione di tutti quanti voi. Devo fare una riflessione sicuramente importante, che è quella che quello che noi abbiamo programmato stasera per me è la fine del ciclo che io ho cominciato. Però vorrei che fosse l'inizio di un nuovo ciclo che possa aprire un argomento nuovo che riguarda un aspetto che potrebbe essere sì legato alla questione militare, ma potrebbe in qualche maniera collegarsi a quello che ultimamente è diventato ormai dibattito comune, le vaccinazioni per i vostri figli e per voi stessi, da quello che si dice come fosse anche previsto in una nuova legge. Però non posso certo... come si dice, cominciare questo discorso se prima non posso parlare di quello che il discorso, da dove il discorso è cominciato. Diciamo che molto di quello che noi discutiamo stasera parte da una particolare commissione, si chiama la Commissione Parlamentare dell'Uranio Impoverito, così almeno era iniziata. E queste commissioni, che sono state ben quattro, la prima dal 2001 al 2006, la seconda dal 2006 al 2008, la terza dal 2010 al 2015, la quarta dal 2016 al 2017 al 2018, mi pare. Che è stato praticamente un crescendo di situazioni che hanno portato l'argomento da come era nato originariamente uranio impoverito piano piano alla questione delle vaccinazioni americane. Ma sicuramente non posso parlare di questa cosa se prima non posso presentarvi una persona che di questo argomento forse è stata la precursrice. È stata lei che l'ha cominciato questo argomento, è stata lei che ha spaccato la commissione parlamentare e inserire questo argomento delle vaccinazioni e permettere ai componenti e alla commissione stessa di cominciare a ragionare su questo argomento. Vorrei che faceste un applauso alla signora Santa Passaniti, mamma di Francesco Pinessi, uno dei tanti militari, forse uno dei simboli di questa storia. Grazie alla sua tenacia, alla sua forza, e credetemi, l'ha combattuta in gran parte da sola per i primi anni. Poi dopo mi sono aggiunto io, poi insieme a me altre mamme come la signora Silvana Miotto, come anche lo stesso, ti ricordi, Erasmo Savino, che era uno dei tanti militari che fece delle audizioni in commissione parlamentare, ahimè morto da lì a qualche mese. Cioè, questa è una storia che porta avanti un argomento, ma lo porta avanti da un punto di vista umano. Cioè, noi siamo riusciti a aprire tutti quanti questi capitoli all'interno della commissione parlamentare d'inchiesta solo perché abbiamo avuto il coraggio di portare lì i nostri casi personali. Perché all'inizio la commissione parlamentare d'inchiesta, quando trattava l'uranio, in qualche maniera non ha mai messo in chiaro quale sia stato il ruolo dell'uranio in relazione alle missioni. Poi si è scoperto che i numeri che facevano riferimento all'uranio non, in qualche maniera non rendevano chiara questa situazione, perché il 10% solo dei militari ammalati di uranio impoverito, diciamo così, e altri componenti ambientali in qualche maniera erano stati direttamente coinvolti in questa cosa, il 90% non si erano mai mossi dall'Italia. E allora da lì, e questo sempre grazie alla signora Santa Passaniti, ci sono state delle riflessioni importanti da parte delle commissioni, e da lì piano piano si è arrivati, e questo è la cosa più importante, nell'arco di 20 anni ad arrivare a queste conclusioni, che grazie a me, a Ivan Catalano, a Loretta Volcan, poi sono state messe in carcere sull'ultima relazione di commissione parlamentare che voi avete letto. Quindi questo per dirvi che questa battaglia che noi abbiamo combattuto, l'abbiamo combattuta fondamentalmente per i nostri figli,
però poi ci siamo resi conto che questa situazione poteva essere una situazione che in qualche maniera avrebbe fatto comprendere che quello che successe ai militari potrebbe succedere ai nostri bambini, e ultimamente, come avete compreso, è una situazione reale. Cioè, vaccinare i bambini senza anamnesi, come è successo con i militari, ha creato un innumerevole numero di malattie, purtroppo morti, che attualmente non si è ancora chiari quale sia il numero. Poi dopo magari questo approfonditamente ve lo spiegheranno chi nell'ultima commissione ha approfondito questi argomenti. Non lo voglio trattare io perché secondo me non lo potrei neanche fare, perché io sono in corso di causa, così dice. Io sono di fronte alla giustizia, quindi certi argomenti dal lato personale non li posso e non li voglio neanche trattare. Però vi voglio spiegare questa cosa qui, cioè parlare di precauzioni in ambito militare è diventata ormai una prassi, cioè ormai è diventata assodato che una delle cause delle malattie dei militari non è il vaccino, ma è come il vaccino è stato somministrato. Cioè, in questi, nella maggior parte dei militari in cui sono stati visionati, queste pratiche non vengono rispettate. Quindi si vaccina il militare a prescindere, senza sapere se ha delle problematiche, se ha una situazione che lo impedisce, se magari ha avuto già le vaccinazioni. Quindi è un argomento che ormai la commissione parlamentare d'inchiesta è riuscita a rendere chiaro. È un cerchio chiuso. Si sa da dove inizia e si sa dove è finito. Quindi è stata posta una domanda all'inizio: ci sono un eccesso numero di malattie, bene, da che sono state causate, si è scoperto chi le ha causate, si è scoperto il motivo per cui sono state causate, appunto, le vaccinazioni, non solo, perché poi nell'argomento militare vengo fuori anche il problema della multifattorialità, perché dire che il militare è stato si è ammalato per colpa del vaccino non è esattamente così. Il militare si è ammalato per colpa del vaccino perché evidentemente c'aveva un sistema immunitario oppure una situazione di salute non consola ad essere collegata alla vaccinazione. In più, se il militare viene messo dopo la vaccinazione nella condizione di entrare in un teatro operativo in cui è a contatto con sostanze ambientali pericolose, va da sé che il militare si trova nella condizione di ammalarsi. Se voi fate questo ragionamento e lo correlate a quello che la televisione ci sta dicendo ultimamente sui bambini, capite perché l'argomento militare è un argomento importante. Io mi limito soltanto a farvi vedere quello che sta scritto sul slide, cioè praticamente, allora, la prima commissione parlamentare d'inchiesta, come vedete, commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione dell'eventuale utilizzo dell'uranio impoverito. La commissione ha preso in esame il particolare, aspetta, non lo vedo bene, la sua attività, l'ipotesi, non riesco. Allora, le modalità stesse della somministrazione in ipotesi difformi dagli schemi vaccinali raccomandati. Già nella prima commissione parlamentare d'inchiesta è cominciata a venire fuori la questione delle vaccinazioni, perché ci si è accorti che c'era qualcosa all'interno del sistema che non andava. Questa è la prima commissione del 2008. Poi la seconda, vai. Mandato istitutivo, commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte di gravi malattie, l'utilizzo e esplosioni di materiali bellici, insomma la stessa. È altresì auspicabile che tale verifica sia attuata attraverso un'analisi dei dati diversificati in base al sesso, in modo da tenere conto delle differenze di radiosensibilità e risposta alle vaccinazioni. Seconda commissione, confermato il problema delle vaccinazioni. Poi dici, e di risposta alle vaccinazioni sarebbe utile dare inizio quanto prima ad un programma di verifica degli attuali schemi di vaccinazione praticati ai medesimi soggetti, accertando in caso di successive missioni ravvicinate la situazione immunologica del soggetto.
Come vedete già si comincia a approfondire un pochettino di più la questione delle vaccinazioni, comincia a diventare molto importante, perché i dati ci stanno dicendo che in Italia si ammalano, non si sa bene per che cosa, però le spiegazioni sull'uranio non rendono chiara la situazione. Quindi già la seconda commissione, che peraltro è durata pochissimo, già aveva scritto nella relazione finale di approfondire questo argomento. Passiamo alla terza, quella di Giorgio Costa, e qui è stato praticamente la vera svolta, e questo grazie alla signora Santa e quella volta a me, perché abbiamo buttato per aria la commissione, perché la commissione volendo o nolendo si è voluto spostare per forza, perché anche in questo caso abbiamo cambiato la situazione parlando dei nostri casi personali. Siccome il Ministero della Difesa continuava a dire che loro rispettavano le pratiche, che loro rispettavano i protocolli, che loro facevano le cose che andavano fatte, noi abbiamo dimostrato con i nostri casi che non era vero. E allora lì la Commissione è stata costretta ad approfondire l'argomento delle vaccinazioni e è venuto fuori questo patatrac, che le vaccinazioni sono effettivamente un problema sottostimato dallo stesso Ministero della Difesa. Lì ci è venuto in aiuto il famoso progetto Signum, che avete sentito parlare tutti quanti, che era un progetto originariamente successivo alla Commissione Mandelli, perché già la Commissione Mandelli fece queste, come si dice, mette in atto queste problematiche. Allora venne istituito il progetto Signum. Nel progetto Signum, che poi nello specifico mi spiegherà la dottoressa Volga, viene chiaramente messo in evidenza che un certo numero di vaccinazioni possono creare dei problemi. E questo è stato dimostrato. Non è che stiamo parlando di accertamenti così. Poi ve lo spiegherà molto meglio lei. E lì nella relazione finale c'è sta un ampio capitolo che riguarda appunto la situazione delle vaccinazioni, quindi siamo arrivati ancora un passo avanti fino ad arrivare all'ultima commissione parlamentare d'inchiesta, in cui finalmente andare avanti su eventuali e materiale bellico, questa è la seconda, vai, quella del Piero Schiano, e da somministrazione di vaccini. Cioè ormai è chiaro, la commissione parlamentare d'inchiesta in questi 20 anni ha capito che il problema è anche e soprattutto lì, perché non si parla più di vaccini in senso generale, ma si parla di somministrazione dei vaccini, cioè come questi vengono praticati. E se andate a leggere, che non ve lo voglio perché è lungo il capitolo che riguarda i vaccini, comincia ad essere quasi 100 pagine, lì viene spiegato tutto. Questo per dire che l'argomento militare non è un argomento che riguarda i militari, ma è un argomento che riguarda tutti. I militari sono stati da esempio, loro malgrado, però alla fine ci hanno aperto una porta. Facciamo in modo che questa porta rimanga aperta e che possa mettere in atto un dibattito che possa permettere di arrivare a delle soluzioni, come per loro sono arrivate, perché poi a seguito di questa relazione, adesso vi arrabbierete, la ministra Lorenzin e la Pinotti hanno fatto una delibera in cui prevedono delle note a garanzia della salute dei militari nel momento in cui vengono vaccinati. Quindi significa che si è arrivati alla conclusione, quindi c'è stato un problema, si è approfondito, si è compreso, si sa da dove è venuto e si vuol trovare la soluzione. Si vuol, dico, perché sicuramente molte di quelle cose che dice su quella circolare non ve le approfondisco, però già il fatto stesso di averla fatta, di voler risolvere un problema, significa che il problema c'è stato e non lo possono negare. Il mio argomento su questa questione finisce qui, poi dopo ve lo spiegherà nello specifico l'onorevole Ivan Catalano, che è stato vicepresidente della commissione parlamentare, e la Loretta Volca, che è stata consulente della stessa commissione parlamentare. Adesso vi voglio presentare una persona che io ormai da tempo conosco, Ferdinando Donolato, il presidente del Corverva, che è uno degli organismi più importanti in Italia. Lui è stato sempre vicino a me su questa battaglia. Ci ha sempre creduto fino in fondo e mi ha sempre sostenuto. Sapeva benissimo, qualche volta abbiamo fatto interviste sulla sua radio e in qualche maniera che approfondiva questo argomento. Adesso passo la parola a lui perché vorrei che comprendesse un po' quello che è stata
la storia del Corverva e come in qualche maniera Corverva, la storia intesa in piccole, e come loro hanno deciso di collaborare con noi. Grazie. Innanzitutto grazie per l'ospitalità per cui siamo qua. Beh, a dire il vero, Andrea l'ho conosciuto molti anni fa e la storia tragica di Andrea, del figlio e quant'altro è purtroppo una delle tante storie tragiche. E quello che mi preme sottolineare è questa vicinanza fra noi e loro, fra noi e tanti altri, ha permesso di crescere tutti. Ognuno con i propri progetti, ognuno con le proprie idee, ognuno con qualcosa che dà la possibilità di crescere. Questa è la cosa importante. Noi come associazione abbiamo fatto parecchie cose, stiamo facendo tante altre cose, abbiamo fatto delle analisi che penso molti di voi conoscono, delle analisi metagenomiche che stiamo portando a termine, stiamo facendo altri lavori, però quello che mi preme sottolineare è il legame fra noi e appunto, dico Andrea per dire Andrea chiaramente, per dire un nome, tanti altri, ha promesso di crescere in maniera di portare qualcosa di positivo, di portare qualcosa che porterà sicuramente a qualcosa veramente di innovativo per la salute sia dei militari e sia dei nostri bambini. Bambini in primis, naturalmente militari in primis, anche loro chiaramente. Andrea ha detto una cosa molto importante, ha detto non veniva considerato il sistema immunitario dei militari, ma attenzione, è la stessa cosa per i bambini. A 2 mesi cosa sappiamo noi? Non abbiamo nessun pregresso, non abbiamo nulla, per cui fare dei vaccini è veramente, dal mio punto di vista, dal punto di vista di molti, molti altre persone, ma molti più preparate, con molte più conoscenze di me, chiaramente è molto pericoloso con poi le conseguenze che cadono su tutti noi. Oltretutto quello che è grave è che attualmente si nega completamente il danno dal vaccino, si nega gli effetti collaterali delle vaccinazioni, si nega tutto e questo è ancora più grave. Dare i numeri dei danneggiati, dare i numeri di queste cose, secondo me serve o non serve. Possiamo, senza diventare matti, senza veramente spremersi il cervello, guardarci attorno, specialmente la situazione dei bambini. Quanti sono allergici, quanti hanno problemi, quanti veramente ci sono problemi a non finire. Nel Veneto ci sono 55.000 bambini che vanno a scuola, da zero praticamente fino alle superiori, 55.000 bambini psichiatrizzati, ci pensate? In Italia sono 1,5 milioni, non vi preoccupate, c'è un bel numero, però quanti di voi sapevano questi dati? Che società creiamo? Mi pongo il problema. La collaborazione serve per migliorare, ognuno con le sue idee, per portare qualcosa di positivo. Noi abbiamo fatto le analisi come associazione, stiamo proseguendo con altre analisi, con altre ricerche, con altri lavori e lo mettiamo a disposizione di tutti, non ce le teniamo, non diciamo noi siamo bravi, usatele, fatele, metteteci pure il vostro nome, non ce ne frega assolutamente nulla, fatele conoscere. Non abbiamo il copyright, è a disposizione il lavoro, perché serve solo a crescere, a migliorare. Questo e in questa cosa ho trovato una collaborazione incredibile con Andrea, con altri, eccetera, e questo è una cosa che mi dà molto piacere. Non solo mi fa piacere, ma veramente mi fa crescere anche, grazie a voi anche. Adesso volevo dire un'altra cosa, penso che parecchi di voi hanno sentito parlare di questo disegno di legge che in commissione
sanità, alla 12ª commissione sanità, l'IDL 770, non so se l'avete sentito parlare, questo nuovo progetto di legge. Però la commissione è molto grave, la commissione ha praticamente l'incarico redigente, cioè lei presenterà una legge che verrà votata così com'è, è difficile modificarla. Vi invito a leggere questo DDL, che è molto grave, perché dicono sarà volontaria la vaccinazione, però noi possiamo decidere in qualunque momento, in qualunque caso, in qualunque occasione, come vogliamo, di rendere obbligatorio un vaccino per qualunque età, per qualunque coorte, per qualunque cosa. Domani diciamo che c'è l'emergenza influenza e decidiamo che tutti quelli che hanno più di 50 anni devono vaccinarsi o altrimenti devono pagare la multa, altrimenti chissà cosa. È molto pericoloso questo DDL, molto pericoloso, infatti noi abbiamo chiesto subito audizione, abbiamo chiesto di praticamente riportare tutti i dati che non sono così simpatici come si pensa, e parlare, far conoscere anche alla gente, a chiunque queste cose, con calma, con tranquillità. Tanto a me non tocca, no, a te tocca. Tra poco chiunque vorrà fare la patente e rinnovare la patente, secondo me verrà chiesto tutte le vaccinazioni. Attenzione, stiamo andando verso quella strada. Avvisiamo la gente. Poi uno vuole vaccinarsi, per carità, uno fa quello che vuole, decide. Però sarebbe importante che sapesse anche tutti gli effetti collaterali, così decido con più serenità. Questo è importante, molto importante. Io direi che, visto che ci sono un sacco di relatori, di terminare qua. Il nostro incontro è stato meraviglioso, soltanto. Scusate, c'è questa idea di fare un rapporto di collaborazione, ma è importante questo rapporto di collaborazione. Un rapporto di collaborazione è sempre e soltanto importante e siamo veramente d'accordo. Ogni entità deve lavorare con supporto di tutti. Noi siamo pienamente d'accordo di passare tutto il nostro, le nostre conoscenze, tutte le nostre cose a tutti quanti. E poi sentire anche i suggerimenti di tutti per migliorare. Questo è importantissimo. Altrimenti non cresciamo. Altrimenti non riceviamo neanche idee. Perché noi possiamo avere qualche idea, ma qualche altro ne ha di più di noi. Andrea ci ha dato delle buone idee, dei buoni stimoli per tutto il discorso militare, eccetera. Andrea ha detto una cosa, fin dall'inizio ci diceva una cosa che ho sempre concordato con lui. Attenzione, secondo me tutto il lavoro sui militari è di riflesso un lavoro che riguarda i bambini. E dalla prima volta che ce l'ha detto ha sempre avuto ragione e abbiamo sempre concordato. Cioè i militari sono, diciamo, quasi uno specchietto delle allodole, possiamo dire bruttissimo termine, però usiamo questo termine. Perché se un adulto viene vaccinato e ha questi problemi, figuratevi di un bambino. Se un adulto, la stessa commissione dice che più di X vaccini crea un problema, ai bambini viene fatto subito un esavalente, quando dicono che non si può fare più di 5 vaccini assieme. Questo è collaborazione, è lavorare assieme, è lavorare veramente assieme. Grazie Andrea. Adesso vi voglio presentare uno dei, lo chiamo il caterpillar del Corvello, cioè uno di quelle persone che non si risparmia mai per lavorare per loro. È una persona fantastica, io l'ho conosciuta, fino adesso ci siamo conosciuti solo per telefono. E ve lo vorrei presentare perché sicuramente è stato lui ad andare in giro per l'Italia a raccogliere quelle 80, quante sono? 80? Adesso sono 90.000 firme, quindi facciamo un bel applauso per questo. Questo qui
toglie spazio enorme a tutto quello che è sulla sua sfera personale per mettere a disposizione non solo, ma di tutti. Ciao a tutti, io sono Mattia, sono di Corbella. Di solito non parlo mai in pubblico perché noi cerchiamo di dividerci i compiti. La cosa importante è che ultimamente abbiamo presentato la proposta di legge, come voi sapete, tra l'altro dalle Marche sono arrivate moltissime firme, siamo arrivati a 90.000 firme, 75.000 firme raccolte il 20 settembre e quando siamo tornati a casa c'erano altre buste arrivate. In questo momento qua abbiamo chiesto sia al Ministero che alle entrambe le Camere di poter mettere in discussione la nostra legge. La cosa strana è che l'attuale governo sembra correre in relazione con la presentazione delle firme, cioè ultimamente non riusciamo a entrare in nessun tipo di contatto con le istituzioni per poter avere un incontro e presentare a livello più formale le nostre firme, perché le abbiamo presentate in un ufficio della Camera, ufficio testi normativi. In realtà sappiamo benissimo che anche nel mese di settembre l'attuale governo ha raccolto, ha audito altri promotori di proposte di firme, che hanno raccolto un buon numero di firme, però 120.000 firme in 6 mesi, non siamo più bravi, solo 75.000 firme, ma in 4 settimane. È un ottimo risultato. La nostra. Nel momento che le abbiamo presentate non ci hanno voluto udire, non ci hanno dato la sala stampa della Camera. Però non importa, cioè, più aumentano il loro interesse a evitare che noi entriamo in contatto con le istituzioni, più vuol dire che c'è una sorta di attenzione ai nostri riguardi. E questo qua deve continuare, perché alla fine vinciamo noi, non loro. La libertà non ci sono, non si torna indietro, non c'è l'opzione B. Si vince, punto. Magari non sarà nel prossimo mese, non sarà fra 2 mesi, ma l'obbligo vaccinale viene giù, per forza, perché oltre che essere incostituzionale è profondamente sbagliato. E più aumenteranno l'obbligo vaccinale più in altre fasce d'età, più aumenteremo e arriveremo, come accade noi in Veneto, in cui Corbella lavora in silenzio informando da 25 anni, perché fa 25 anni quest'anno Corbella. Siamo più noi dei provax. In Veneto ci sono più persone che si pongono dubbi, magari vaccinano, ma se sono posti dubbi sono contro l'obbligo, che persone fedelissime provax, per cui continueranno a aumentare il tiro e arriveremo a essere molti più noi che loro, perché non c'è una soluzione alternativa se non togliere ogni tipo di obbligatorietà. Tra l'altro l'obbligatorietà che hanno instaurato soprattutto con le ASL e i dirigenti, che sapete che hanno l'atteggiamento che hanno avuto diverso da zona a zona, non fa altro che perorare la nostra idea l'obbligo vaccinale è stato voluto dal Partito Democratico, che il Partito Democratico abbia interessi sulla salute della collettività penso che sia un'eresia, cioè può avere tantissime cose di interessi, non la salute dei nostri più piccoli. E noi procederemo come Corvelva, nel nostro piccolo, porteremo ogni risultato delle nostre analisi, che ad esempio anche le nostre analisi, grazie a Valica, tanto per far comprendere il nostro modo di combattere, siamo tutti insieme. Valica, un'associazione campana, Giacinto, ha preso e ha portato al sottosegretario le nostre analisi, ovvio, più altre motivazioni, ma siamo tutti insieme. Non sono di qualcuno, non sono, noi le definiamo le nostre analisi perché le abbiamo fatte noi, ma sono di tutte. Ogni gruppo può prendere e portare avanti un progetto. L'insieme dei progetti diventano centinaia di progetti che fanno il sedere a questo sistema. La commissione ha impoverito, il promuovere tutto quello che riguarda la commissione, investire anche su tutti i progetti annessi alla commissione ha impoverito, perché la commissione, ad esempio, noi abbiamo fatto insieme a Comilva, abbiamo fatto una campagna mediatica internazionale. In tutto il mondo abbiamo provato a lanciare la commissione, la relazione della commissione a tutti i media mondiali. Ci siamo riuniti, abbiamo sentito 48 nazioni, le varie associazioni e abbiamo
spedito ovunque. Non siamo usciti. Ma questo non vuol dire mica che non abbiamo avuto efficacia. Questo vuol dire che lo sforzo adoperato dal sistema per bloccarci è stato enorme. Se noi alzeremo il tiro e continueremo a spingere, non potranno fermarci per sempre. Se siamo non uniti, uniti non serve a niente, se siamo in cooperazione e condivisione di interessi, arriveremo sempre alla soluzione del problema. Se tutti quanti spingono da una parte, anche non uniti, anche un pochino alla vichinga, anche un pochino separati, cioè non importa andare tutti quanti essere qua su un palco insieme, l'importante è che quando finiamo andiamo a berci un caffè e ragioniamo sul prossimo step della battaglia. Secondo noi questo è importante da fare, e sicuramente aumento di step della battaglia ce ne saranno qualcuno. Avrei preso un caffè fino, no? Anche molto pittoresco, vero? Vorrei aggiungere solo una cosa, Ferdinando. Io vorrei dire una cosa, quando usciamo da qui l'importante è capire una cosa. Abbiamo molti, molti argomenti che svilupperemo e che sicuramente metteremo molto in difficoltà queste leggi, per cui io sono convinto che queste leggi verranno cambiate. Non penso domani, ma nel giro di non molto, perché i lavori che stiamo facendo, che sta facendo lui, che stiamo facendo noi, che stiamo facendo tutti quanti, stanno creando veramente grandi difficoltà. Per cui dovete uscire da qui con la convinzione, ma non una convinzione così aleggiata per l'aria, così, che è una convinzione, un dato di fatto, veramente, che sarà così. Grazie. Allora, adesso vi presento due persone di cui vi ho accennato all'inizio, che sono un po' l'essenza della Commissione parlamentare d'inchiesta. L'onorevole Ivan Catalano, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha avuto un ruolo non secondario su questa cosa. Perché se voi avete conoscenza di questa relazione per come realmente è e come qualcuno non voleva che fosse, grazie a lui, perché la sua strategia in quei giorni in cui si ragionava dietro le quinte su come far sparire quelle cose che poi sono state dette, è stato lui da solo, perché poi una delle tante strategie che state create è che noi ufficialmente non ci siamo mai parlati, ma nella realtà tiravamo tutti quanti dalla stessa parte, come giustamente ha detto Mattia. L'importante non è stare insieme, ma l'importante è arrivare dove vogliamo arrivare insieme. E lui ci è arrivato, sicuramente ci è arrivato. Bravo. Grazie, buonasera. Prima parla Loretta, allora bisogna che faccia una presentazione speciale. Siedi intanto. Allora, Loretta, come ho detto prima, è un po' la mia confidente ormai da 10 anni. Quando io cominciavo a ragionare su queste cose da un punto di vista tecnico, in qualche maniera non sapevo con chi confrontarmi, perché la mia competenza in medicina è come quella, non so, di un bambino di 2 anni, cioè so che mi devo fare la puntura ma non so a cosa serve. Quindi io ho confrontato con lei sempre queste argomentazioni e ho ricevuto in lei subito attenzione sulla questione dei militari, e insieme abbiamo ragionato giorno dopo giorno su come poi arrivare a portare questa collaborazione che abbiamo instaurato sui militari nella relazione della commissione. Perché poi è lì che noi volevamo arrivare, o meglio, io volevo arrivare, lei mi ha seguito. Poi dopo, io nell'ultima commissione parlamentare l'ho proposta come consulente della commissione, ho fatto quello che dovevo fare per fare in modo che lei venisse inserita nella commissione, ben sapendo che poi dopo sarebbe stata difficile smentire lei. E molti ci hanno provato, tra cui anche l'attuale ministro, e io ero presente, in qualche maniera l'ho vista un po' in imbarazzo. Quindi so di chi parlo. Loretta Borgen su questo argomento è sicuramente una di quelle persone che gli hanno dato una valenza chiara, per cui credo che sia importante sentire quello che lei vi starà per dire. Chiaramente parte da un principio tecnico, quindi dovete fare anche un piccolo sforzo.
Allora, la prima immagine che presento di questa commissione, dell'ultima commissione di inchiesta, sono due volti, che rappresentano tantissimi volti, perché bisogna tener conto che queste commissioni di inchiesta hanno come base delle grandi sofferenze, le grandi sofferenze dal punto di vista umano di ragazzi giovanissimi morti. Ecco, quindi non dobbiamo dimenticarlo, questo non è una questione politica, non è una questione medica, scientifica, ma una questione umana, e questi due volti hanno una grande rilevanza, perché Francesco Finessi direi che è quello che ha aperto per primo la strada delle commissioni di inchiesta, come ha già detto Andrea, e Francesco Rinaldelli è quello che l'ha chiusa, almeno nell'ultima commissione. Ecco, quindi io andrò a fare una carrellata su quelli che sono i risultati dell'ultima commissione, in particolare concentrandomi di più sulle procedure vaccinali. Allora, gli obiettivi della commissione Scanu si possono dividere in vari punti, e di questi io esaminerò questi tre, che sono quelli che ci interessano di più, che noi ci siamo occupati proprio come commissione vaccini, come gruppo vaccini, di questi tre punti. Quindi riguardo l'adeguatezza della raccolta delle analisi epidemiologiche dei dati sanitari, delle componenti dei vaccini e delle modalità di somministrazione. Diciamo che dell'adeguatezza della raccolta e delle analisi epidemiologiche dei dati sanitari penso che ne parlerà Ivan, giusto? Parlerai anche tu, e anche dei componenti dei vaccini, mentre io mi concentrerò un po' di più sulla modalità della somministrazione. Allora, e prima di tutto è importante parlare di uno studio che è stato fatto, uno studio preliminare, svolto dal professor Nobile. Allora, il professor Franco Nobile è stato come potete vedere, il professor Nobile ci ha lasciati il 6 ottobre dell'anno scorso, quindi un po' prima della chiusura dell'ultima commissione parlamentare. Il professor Franco Nobile era una persona di grande spessore scientifico, ma anche umano, e di grande etica morale, ed è quello che dal punto di vista scientifico ha contribuito di più per aprire il capitolo dei danni da vaccino e in particolare di somministrazioni errate vaccinali. E allora, il gruppo del professor Nobile ha scritto un libro quindi con tutta la documentazione riguardante la prevenzione oncologica nei reduci da Balcano. Allora, in una sua audizione lui ha presentato, era anche lui un consulente della commissione, delle varie commissioni, io ho avuto l'onore di conoscerlo nell'ultimo in particolare, anche se lo conoscevo già in precedenza, diciamo che ho avuto modo di lavorare proprio a stretto contatto con lui in questa ultima commissione. Nella commissione precedente lui aveva portato dei risultati preliminari molto, molto importanti, molto preoccupanti soprattutto, anche se erano su un campione ristretto, perché parliamo di 20 militari non missionari e 20 militari missionari. Lui aveva fatto una serie di test immunologici, quindi per vedere lo stato della funzionalità del sistema immunitario, e aveva riscontrato che i militari, anche quelli che non andavano in missione, presentavano una forte immunodepressione, cioè un'immunodepressione che era paragonabile a dei malati di AIDS o a dei malati che in qualche maniera erano legati ai pazienti oncologici terminali, quindi una grave e profonda immunodepressione. Lui, essendo un oncologo, ha detto che questo stato di forte immunodepressione era potenzialmente correlabile all'origine, allo sviluppo dei linfomi.
noi dobbiamo tenere presente che i tumori liquidi purtroppo sono i più rappresentati all'interno delle popolazioni tumorali che ci sono tra i militari. Diciamo che il motivo può avere varie motivazioni, questo. C'è una problematica legata alla, diciamo, all'eziologia dei tumori militari, perché purtroppo vengono perse tutte le informazioni relative ai congedati. Quindi quando un militare viene congedato non si ha più l'informazione se il militare poi si ammala oppure no. Allora, siccome i tumori liquidi si hanno un tempo di insorgenza più rapido rispetto ai tumori solidi, questa potrebbe essere anche una motivazione per cui noi troviamo con molta più facilità un maggior numero di linfomi rispetto ad altri tipi di tumori. Però diciamo che purtroppo, soprattutto nei militari che non sono mai andati in missione, i linfomi sono maggiormente rappresentati. Allora, il professor Nobile cosa ha detto? Questi sono dati preliminari che però hanno bisogno di essere indagati ulteriormente perché sono particolarmente gravi. E quindi, dopo aver presentato questi risultati, ha detto che bisogna cercare di capire perché i militari hanno questa forte immunosuppressione. Aveva individuato proprio nei vaccini, la somministrazione dei vaccini, proprio l'agente potenzialmente causale dell'insorgenza dei tumori. Questo è stato detto testualmente dal professor Nobile durante l'audizione e lui l'ha riproposto come consulente anche nella commissione Scano. Ciò che lui ha sostenuto è che bisogna fare una distinzione tra ciò che significa vaccino e ciò che significa somministrazione vaccinale. Lui ha studiato in particolare, le conseguenze dell'errata procedura vaccinale e ha verificato, andando ad esaminare tantissime schede vaccinali di militari ammalati, che addirittura in nessuna, non qualcuna, nessuna delle tante schede vaccinali dei militari ammalati si seguivano le adeguate procedure di anamnesi, per esempio, quindi di raccolta dati, di informazioni, se il militare era già stato vaccinato, se aveva sviluppato determinate malattie, e c'erano spesso anche errori molto gravi riguardo il calendario vaccinale che veniva somministrato ai militari. E qui diciamo che il caso di Francesco Rinaldelli è stato approfondito nell'ultima commissione proprio perché ha portato qui l'attenzione su come le errate procedure possono effettivamente causare dei danni notevoli proprio di predisposizione al sviluppo di tumori. Anche il caso di Francesco Finessi, l'errata procedura vaccinale è quello che sicuramente ha contribuito allo sviluppo della patologia insieme ad altri fattori, perché dobbiamo sempre ricordarci che lo sviluppo di un cancro è sempre multifattoriale, quindi ci sono dei fattori di predisposizione personali, ci sono dei fattori relativi alla tossicità del vaccino in sé, ci sono dei fattori relativi alla cosomministrazione di vaccini diversi e all'esposizione di eventuali sostanze tossiche che sono presenti nell'ambiente. Ecco, tutti questi fattori insieme portano poi allo sviluppo della patologia, sia nei militari che nei bambini. Ovviamente questo fattore di multifattorialità va visto sia negli adulti che nei bambini, che invece, diciamo, si parla sempre di monofattorialità per i bambini. Quindi il bambino sviluppa una patologia, si deve vedere qual è la causa, invece in realtà dobbiamo sempre andare a considerare che sono le cause, i fattori, mai il singolo fattore. Ma poi lo vedremo più in dettaglio quando parleremo delle vaccinazioni pediatriche. Ecco, allora,
Durante la commissione Costa, il progetto Sigmar è stato iniziato durante la commissione Costa o ancora prima? È stato commissionato prima. Prima. Sviluppato, presentato durante, durante la commissione Costa. Perché è stato concluso. Ecco, sì, si è concluso in realtà durante la commissione Costa. E, allora, il progetto Signum non è stato pianificato con l'idea di andare a studiare la pericolosità, o comunque andare a studiare i vaccini come agenti causali di una, cioè della possibilità di insorgenza di patologie tumorali, nel senso che il progetto Signum ha considerato tutta una serie di fattori, anche ambientali, di esposizione, potenzialmente cancerogeni, e tra questi hanno messo dentro anche i vaccini. Quindi non è uno studio fatto specifico per i vaccini. Però quello che è interessante è che i risultati di questo studio hanno portato in realtà a concentrare l'attenzione proprio sui vaccini al termine. Vedremo perché. Allora, questo studio ha preso in considerazione 981 militari che erano sul teatro operativo iracheno e aveva, come ho appena detto, l'obiettivo generale di valutare l'esposizione a fattori di rischio tumorale. Ecco, questo progetto è andato ad analizzare tre parametri che sono legati al rischio di insorgenza tumorale. Allora, le alterazioni ossidative del DNA sono delle modificazioni del DNA acquisite da agenti esterni che possono modificare il DNA, cioè possono modificarne la sequenza, però ne possono modificare anche la conformazione, quella che viene chiamata modificazione epigenetica. Quindi non abbiamo delle mutazioni che mi modificano la struttura del DNA, ma come il DNA è conformato. Allora, si è visto che quando nelle cellule i sistemi di riparo di un danno di tipo ossidativo, quindi da parte di radicali liberi che mi vanno a danneggiare il DNA, non sono in grado di riparare queste mutazioni, si ha una maggiore predisposizione all'insorgenza di un tumore. Ecco, allora, si è visto che quando le cellule si replicano in maniera molto veloce, molto rapida, abbiamo l'insorgenza di un tumore quando la cellula acquisisce delle mutazioni che la alterano. Ecco. Mentre quando le cellule non sono replicanti, in maniera molto attiva, andiamo incontro all'insorgenza di malattie cronico-degenerative, che vedremo in un secondo momento. Quindi le alterazioni ossidative del DNA sono molto studiate in questo momento come agenti causali di tumori e anche di malattie cronico-degenerative. Ecco, qui è stato scelto un marcatore di alterazione ossidativa che si chiama 8-ossidesossivanosina. Ovviamente non vi sto a spiegare di cosa si tratta, ma siccome lo ritroveremo poi nelle tabelle, questo è il marcatore che è stato utilizzato per andare a studiare le alterazioni ossidative del DNA. Poi sono stati studiati i polimorfismi genetici, perché si è visto che le persone possono essere predisposte allo sviluppo dei tumori. Qui sono stati identificati due geni, la glutatione trasferasi e l'idrossigmanina glicosidasi. Sono due geni che quando sono qui è scritto, scusate, omozigoti, che vuol dire che presentano la stessa sequenza in tutte e due i cromosomi, quando ci sono determinati tipi di questi tipi di geni, noi possiamo avere una maggiore predisposizione allo sviluppo dei tumori. Ecco, questa invece è l'ultimo tipo di parametro che è stato utilizzato sempre nel progetto SIGMO, che è la ricerca di micronuclei nei linfociti. Cosa significa? Che quando c'è un agente mutageno che mi può causare
potenzialmente l'insorgenza di un tumore, si formano all'interno di linfociti, cioè di globuli bianchi del sistema immunitario, dei nuclei che vengono chiamati proprio micronuclei. Quando noi troviamo all'interno delle cellule queste componenti, è stato visto che poi quel tipo di linfocita o di globulo bianco può andare incontro ad una trasformazione maligna. Okay? Quindi questi parametri qui dovevano poi andare a dirci se l'esposizione alle vaccinazioni multiple